Tribù Radicale, siamo al congresso di Rete Italiani, siamo con Marco, Marco Cattaneo che milita nell'associazione radicale esperantista, cioè l'ERA. Vedo che ha un libro in mano che probabilmente ci illustrerà di che si tratta. Sì, questo è l'ultimo libro che abbiamo pubblicato con l'ERA, è un libro di Robert Philipson, che è un professore inglese, e si intitola appunto L'imperialismo linguistico inglese continua. È un libro che parla appunto dell'imperialismo linguistico e di come dall'inizio di questo, del Novecento si sia attuato come progetto politico da parte di soprattutto Gran Bretagna e Stati Uniti, ovviamente, l'imposizione della lingua inglese a livello mondiale, di cui stiamo ancora subendo gli effetti in Italia e in tutta Europa. Ecco. Quindi questa è una delle ultime, degli ultimi studi proprio accademici che dimostra, prove alla mano, che l'imposizione, la diffusione dell'inglese in Europa, in tutto il mondo, non è un fatto accidentale come spesso si pensa, ma è un progetto politico ed economico atto a dare agli Stati Uniti e all'Inghilterra comunque sempre più potere a livello appunto politico, economico, attraverso la lingua. Quindi da qui derivano poi tutte le conseguenze che viviamo anche noi in Italia negli ultimi anni, ormai da parecchi anni a questa parte, come possono essere piccoli esempi ma molto significativi le politiche degli ultimi due ministeri dell'istruzione, per esempio con l'introduzione dell'obbligo della certificazione di livello B2, per esempio, per tutti gli insegnanti della scuola italiana, qualunque materie si insegnino, oppure come possono essere lo sviluppo continuo di intere facoltà e corsi di laurea in lingua inglese. L'ultimo è un esempio della facoltà di medicina della Sapienza, che ha appena aperto da quest'anno dei corsi di laurea completamente in lingua inglese. Oppure possono essere per esempio l'introduzione del CLIL, cioè l'apprendimento di contenuti e lingua all'interno delle scuole italiane, di cui già quest'anno vedremo le prime sperimentazioni, per cui si insegnano negli ultimi anni delle superiori materie di contenuto che possono essere storia, filosofia, fisica, in lingua inglese. Noi come associazione radicale Esperanto cerchiamo di contrapporci a questa deriva completamente autoritaria, a questo impero delle menti. È molto interessante la citazione che c'è in copertina, per esempio, di Churchill, che già nel 1943 dice: il potere di dominare la lingua di un popolo offre guadagni di gran lunga superiori che non il togliergli province e territori o schiacciarlo con lo sfruttamento. La citazione continua, la frase successiva dice: gli imperi del futuro sono quelli della mente. Questa è la situazione in cui stiamo vivendo in questo momento, in Europa soprattutto, e contro la quale noi cerchiamo di dibatterci, proponendo come soluzione a questi problemi linguistici la lingua internazionale, ossia l'esperanto. Ecco, sì, parlici un pochino di questa lingua, internazionale che è l'esperanto, di questa lingua artificiale, se così possiamo dire. Sì, è esattamente una lingua artificiale, nel senso che è stata creata appositamente per la comunicazione internazionale. Infatti il suo vero nome è proprio lingua internazionale, prende il nome, il soprannome di Esperanto dallo pseudonimo con cui si faceva chiamare il suo inventore, che è Zamenhof, che alla fine del 1800, nel 1887 per essere precisi, scrive e pubblica il primo manuale di Esperanto. Esperanto era proprio il suo pseudonimo, lui si faceva chiamare Dr. Esperanto, che significa colui che spera. Questa lingua internazionale è stata costruita, creata a tavolino per essere innanzitutto una lingua veicolare, ossia una lingua che dia a tutti le stesse possibilità di apprendimento, una lingua terza, ossia una lingua che non appartenga culturalmente a nessun popolo, ma che possa appunto per questo appartenere a tutti, e una lingua poi di facile apprendimento e di facile utilizzo.
Per cui tramite l'esperanto e tramite poi tutti i movimenti, i circoli, le associazioni esperantiste che sono diffuse in tutto il mondo, è possibile parlare, è possibile avere un dialogo tra le varie culture, tra i vari popoli, in una lingua che non sia la lingua madre di nessuno. Perché poi la differenza sarà proprio in questo, cioè nel momento in cui due persone che parlano lingue diverse si trovano a parlare la lingua materna di una delle due, è ovvio che si crea subito una posizione di disparità da questo punto di vista, perché chi ha una lingua come lingua materna è sicuramente facilitato nella comunicazione e quindi poi nell'affermare le proprie ragioni e quindi in un dibattito oppure nella stesura di un contratto o in qualunque forma di comunicazione quotidiana. Con l'esperanto possiamo risolvere tutti questi problemi proprio perché potendosi imparare in un 24esimo del tempo rispetto a tutte le lingue naturali, che come esperienza di tutti sono abbastanza difficili da imparare a livello professionale, l'esperanto invece con già a dir tanto 6 mesi di studio si riesce benissimo a praticare, a parlare, e ci permette di relazionarci con ogni popolo e ogni persona che allo stesso modo ha imparato l'esperanto. Quindi è soprattutto dal punto di vista dell'Associazione Radicale Esperanto una questione poi di diritti linguistici, per cui per esempio all'interno dell'Unione Europea il fatto di avere una lingua federale che sia l'esperanto permetterebbe a tutte le popolazioni dell'Unione di avere lo stesso diritto, lo stesso accesso per esempio ai documenti dell'Unione Europea, di risparmiare sui costi dell'apprendimento linguistico, e permetterebbe a chiunque di poter salvaguardare la propria lingua allo stesso tempo avendo una lingua in più che è l'esperanto, facile per poter comunicare. Questo è un po' l'esperanto in due parole. Senti, l'ERA è un'associazione costituente il Partito Radicale Transnazionale. Come siete strutturati? Come vi muovete? Allora, noi siamo appunto un'associazione costituente, per cui siamo strutturati come una normalissima associazione, per cui con il nostro segretario, tesorieri, presidente, tramite l'iscrizione all'ERA è possibile poi partecipare alla vita associativa sia a livello attivo che a livello passivo. Quello che noi cerchiamo di fare all'interno del partito radicale è quello di portare avanti appunto la questione dei diritti e dei diritti linguistici, soprattutto perché da questo punto di vista è una tematica alla quale spesso si pensa poco anche nello stesso ambito radicale, ossia di solito ci troviamo sempre di fronte al fatto che la lingua viene data come una cosa data e assodata e che viene vista solamente come un mero strumento di comunicazione. Oltre a questo però sappiamo che la lingua è molto di più, porta in sé una cultura e porta in sé anche un potere, per cui nel momento in cui si è in grado di maneggiare una lingua si hanno delle possibilità in più. Noi da questo punto di vista stiamo, per esempio, per farti un piccolo esempio, fino a 5-10 anni fa noi ci occupavamo a livello di democrazia linguistica molto di più per esempio di minoranze, per cui di popolazioni indigene, di scomparsa della loro lingua e delle loro culture. Da 4-5 anni a questa parte ci ritroviamo costretti per forza di cose ad occuparci molto di più della stessa lingua italiana, perché la situazione di colonizzazione, perché poi dobbiamo anche usare i termini per come sono, la situazione della colonizzazione della lingua inglese è talmente grave che vediamo che anche in Italia c'è una continua svendita della nostra cultura, della nostra lingua e quindi della nostra capacità a livello sociale, a livello politico. Per cui affermare l'esperanto come un veicolo che possa riportare la democrazia all'interno dell'Unione Europea ci sembra quanto mai rilevante in questo momento. Ringraziamo Marco Cattaneo, facciamo vedere la copertina del libro, facciamo uno zoomino sulla copertina del libro. Ringraziamo appunto Marco Cattaneo, gli diamo appuntamento sul nostro sito tvradicale.it. Volevo ricordare un'ultima cosa, sia il nostro sito democrazialinguistica.it, sia soprattutto un altro sito molto importante che è corsodiesperanto.it, tramite il quale chiunque si può scaricare il primo corso di Esperanto ed avere già un primo approccio alla lingua internazionale. Perfetto, grazie Marco, buon congresso. Grazie.